Buon pomeriggio a tutti. Quando mancano ormai 36 ore alla conclusione della campagna elettorale, l'appuntamento di oggi è con Francesco Storace, leader della destra e candidato alla presidenza della regione Lazio. In questa carrellata abbiamo avuto tutti i leader di partito di schieramento nella nostra redazione e non poteva mancare Storace. Io prima di dare la parola ai nostri lettori farei soltanto una domanda più, come dire, di carattere personale. In base agli ultimi sondaggi noti, è possibile che la sera di lunedì constateremo una sorpresa, cioè la destra potrebbe avere preso più voti del FLI che è guidato da colui che è stato il leader della destra, un leader unico della destra per un ventennio. Lei è pronto a scommettere su questa Ma ipotesi? credo che troverei pochi scommettitori al contrario. Ormai la parabola di Fini si è conclusa. Ha giocato male le sue carte. Non credo che possa essere più un leader spendibile a destra. Io credo che il funerale di Rauti rappresentò un po' lo spartiacque tra la destra italiana e la sua presenza. Non ci sarà più sulla nostra strada. Dico che Fini ha tentato di cancellare ogni traccia di destra politica organizzata in Italia. Non ci è riuscito e i risultati delle elezioni politiche confermeranno che c'è ancora una voglia di destra, che poi va organizzata però. E di questo Se vuole, parleremo. su questo, voglio dirlo con grande chiarezza, a Roma c'è un'espressione, quando uno ci mette tenacia, determinazione, la tigna, la voglia di farcela. Quando nacque la destra nel 2007, prima di essere espulsi perché Berlusconi sbagliando diede retta a Fini, oggi ha dato retta a noi, ora critici è proprio legato a questa vicenda, al nostro slogan. Quando Berlusconi allora diede retta a Fini, dicevo, c'era un altro mondo. C'era dall'altra parte Veltroni che diceva la destra italiana, però indicavano loro. Indicavano Fini, Berlusconi, Bossi, in gran forma erano tutti e tre. Adesso Fini e Bossi sono piuttosto malandati. Noi nascemmo in una congiuntura in cui la destra era l'altra cosa rispetto a noi. E nel nostro dibattito interno si è molto discusso sulla se il nome era giusto o meno, io ci ho creduto, e adesso appunto Pertigna, ora ci arriviamo. E poi dovremo fare un'altra cosa, secondo me. Cioè, noi gli elettori mi sono sfogato nei sgolato nei comizi nel dirlo. Noi dobbiamo quasi chiedere un mandato costituente a farla la costituente della nuova destra italiana, perché io non ci sto a vedere i frammenti spersi, dispersi tra noi, il movimento della Meloni, lo stesso PDL, anche in FLI, senza Fini, ci sono personalità interessanti che secondo me dovrebbero essere chiamate a convergere a una nuova forza politica di destra che non sia legata al gioco delle preclusioni, occorre capire se c'è ancora spazio, ad esempio su un tema, si chiama sovranità. Ecco, io vorrei la destra della sovranità, quella che è stata richiamata da Marcello Veneziani, da Pietrangelo Buttafuoco, c'è una cultura di destra che chiede rappresentanza, offre idee da rappresentare. E non sopporta che noi dobbiamo nasconderci sotto l'ombrello del Partito Popolare Europeo, che è la negazione della sovranità nazionale. Bene, mi sembra che ci sia già una proposta nuova che potrebbe suscitare dibattito anche in questa fase finale della campagna elettorale, e però intanto cominciamo il giro dei nostri interlocutori. Allora, abbiamo Alessio? Ecco, perfetto, se sei in linea possiamo avviare la prima domanda. Allora, intanto buongiorno direttore, buongiorno allo studio. E, Allora. volevo chiedere questo, uno scenario possibile, ossia lei presidente della Regione Lazio con un governo ed eventualmente il comune di Roma al centro-sinistra. Lo scenario farà ovviamente i suoi debiti scongiuri,
scongiuri, però è verosimile, è possibile. In questo senso, pensa che ci possa essere nei confronti suoi e della regione eventualmente una sorta di accerchiamento politico? Si sente un po', come dire, appunto accerchiato, oppure a livello istituzionale non pensa che ci possano essere problemi su questo aspetto? Ma io credo, ho sempre creduto che il popolo debba essere rispettato quando si esprime. E lo scenario suo mi lusinga perché vorrebbe dire che se si perde a livello nazionale e locale resta in piedi un'offerta politica di centrodestra che la regione. Io spero che si vinca ovunque invece, perché si possa portare avanti un messaggio che ad esempio tolga di mezzo ogni prospettiva politica per gli avventurieri dell'esasperazione del fiscale. Io credo che questo è il rischio che corriamo domenica e lunedì prossimi. È un paese che davanti a sé ha una scelta molto precisa. Sabato scorso, se non sbaglio, Bersani ha parlato a Milano, sul palco c'era Prodi, mancava solo Vincenzo Visco. E poi li ritroviamo un'altra volta in quella orrenda fotografia, che fa capire che potrebbe esserci dolori per i contribuenti ulteriori. Guardi, io sto vivendo in queste ore, fra poche ore alle 18 parlerò a Roma, al Salone delle Fontane, la grande manifestazione organizzata dal Popolo della Libertà, e lì darò le cifre delle promesse, quanto costano le promesse di Zingaretti ai cittadini del Lazio. Abbiamo contabilizzato il programma, un'analisi precisa, abbiamo fatto il rating, siamo capaci anche noi, 29 milioni di euro. Cioè ogni bambino, ogni neonato e ogni anziano pagheranno 5.200 euro di tasse aggiuntive se si dovesse realizzare il programma di Zingaretti. Credo, insomma, se li conosci, lieviti. Brevissima un'incursione, una cosa però è vera, il centrodestra è partito tardi, non solo nel Lazio ma anche a livello nazionale. Se Berlusconi avesse deciso, come dire, di riscendere in campo 2 mesi prima e di conseguenza nelle varie regioni e comuni, no, ci si fosse, ma quanto sarebbe stata diversa questa campagna elettorale? Sicuramente sarebbe stata meno faticosa. Io in 30 giorni ho dovuto rispondere a una marea di richieste di incontri che avrei potuto dilazionare nel tempo. La campagna elettorale è stata davvero frettolosa. Eppure abbiamo avuto una bella soddisfazione. Ad esempio, sono stato l'ultimo candidato alla regione a scendere in campo e il primo a presentare un programma. Perché le idee, insomma, ci sono 12 candidati, non credo che sia presuntuoso dire che sono l'unico che conosce la regione. Gli altri, insomma, farfugliano un po' di programmi, dicono cose che non stanno né in cielo né in terra, perché li rispetto tutti, però governare una regione è una cosa complessa e ha bisogno di decisioni rapide e comprensibili. Bene, continuiamo il giro e sentiamo Giovanni Boggero. Ci senti? Sentite me? Vi sento, sì. Ecco, perfetto. A proposito di programmi costosi, visto che lei ha anche un'esperienza da governatore, l'ha già avuta, io volevo chiederle come mai la spesa sanitaria del Lazio è aumentata tra il 2001 e il 2005 più del resto d'Italia e come mai il deficit della sanità del Lazio alla fine del suo mandato era circa un terzo del deficit sanitario nazionale. Direi che su questo forse qualche parola andrebbe spesa prima di ricandidarsi e proporsi come nuovo, ecco. Non c'è dubbio, infatti è stata spesa ed è stata spesa bene. Se metà della rappresentanza politica di questa regione ha scelto di puntare ancora su di me, quindi magari bisogna anche informarsi un po' di più, perché in realtà anche noi a nostra volta ricevemmo un disavanzo sanitario pari a 4,8 miliardi di euro, Badaloni, che a sua volta lamentava di aver ricevuto eredità finanziarie consistenti da prima. Cioè, in Benissimo, realtà ma questa è una regione. Posso? non Posso, se risolve. lei Prego, consente. prego. No, io voglio semplicemente parlare, poi se a lei non vuole può anche evitare di farmi domande, insomma. No, vabbè, dai. Io sto dicendo come stanno le cose, insomma, perché se è successo a Badaloni, poi a me, poi a Marrazzo, lei sa quando è stata commissariata la Regione Lazio? Nel 2007. Cioè, quando si era stato l'esercizio col disavanzo sanitario più alto, 2006, 2 miliardi di euro, amministrazione Marrazzo, non Sorace.
Questa è una regione che ha pagato molto la formazione medica, ad esempio, di personale che poi va in giro per l'Italia per altre regioni, ma lo paghiamo noi. Noi paghiamo, ad esempio, la sanità universitaria che è decisa dallo Stato, non dalla regione, paghiamo la sanità religiosa che è decisa dallo Stato, non dalla regione, cioè noi abbiamo i costi, non la programmazione. E questo è un problema che abbiamo da sempre e su cui dobbiamo intervenire. È costante il disavanzo sanitario del Lazio, bisogna uscirne con una programmazione. E poi, se mi consente, io sono molto felice di aver restituito salute ai cittadini aprendo ospedali importanti. Negli annali del Servizio Sanitario Nazionale c'era un'opera, una cattedrale nel deserto, si chiamava Sant'Andrea, chiusa da 30 anni. Questa mattina sono andato a incontrare i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, sono molto orgoglioso di averla aperta. Lo spreco era tenerla chiusa, non averla aperta. Ecco, credo che Giovanni voglia comunque intervenire. Ma diciamo che, insomma, come ha detto lo stesso presidente Storace, la spesa sanitaria è andata aumentando in tutte le fasi dell'ultimo decennio o per tutte le legislature. Ventennio, benissimo. Quindi forse ci sarebbe almeno da prendere, da assumersi la responsabilità e dire: va bene, io come gli altri non ho fatto nulla per abbassare la spesa sanitaria, anzi, con me è aumentata. Basterebbe dirlo, essere. Ha ragione lei, guardi, non ci avevo pensato che bisogna convincerla del contrario, però non è come dice lei, è evidente che è sottostimata dallo Stato la spesa sanitaria di questa regione. Allora, le faccio un esempio, guardi, così lo comprende e magari evitiamo polemiche su cose che non ci stanno, perché io ci sto a criticare la mala sanità, non la buona sanità. Fra due settimane, perché domenica prossima si eleggerà un piccolo presidente di regione, fra due settimane avremo un grande papa, verranno nel Lazio milioni di cattolici da tutto il mondo, il sistema sanitario sarà ancora una volta stressato e queste sono cose che paga la regione, prescindendo dalla volontà della regione. Ogni volta che c'è un evento straordinario nella città di Roma, ci sono questo tipo di spese. È un problema per lo Stato la presenza della capitale o è una risorsa la presenza della capitale? E questo va pagato. Non ci devono essere gli sprechi, su questo sono d'accordo con lei, ma io non credo che ci sia un solo partito che propone gli sprechi. Ci sono i partiti che propongono scelte di politica sanitaria. Ieri con Berlusconi siamo arrivati a un accordo, se vinciamo le elezioni evidentemente, per far uscire il Lazio dal commissariamento della sanità, perché non ha prodotto risultati. Perché il problema è la salute dei cittadini. Io voglio un sistema in cui per la spesa sanitaria si spenda, non si lasci la gente in mezzo alle corsie affollatissime, bisogna restituire la salute alle persone attraverso la prevenzione e attraverso le cure post ospedaliere. Se poi vogliamo continuare a polemizzare lo si può anche fare, però bisogna sapere la verità, bisogna conoscere le cose. Sì, diciamo, prima di dare la parola a Pietro, è anche vero che 14 mesi fa, quando diciamo l'Italia era sull'orlo della bancarotta, da quel momento è iniziata, diciamo, una presa di coscienza collettiva su quanti sprechi, no? Il pubblico fa tutto il paese. La sanità è un concentrato. Tutta la sanità è un concentrato, è un'orgia di sprechi e di lottizzazioni, no, tanto più impressionanti perché si gioca con la salute dei cittadini. Poi ovviamente ci sono magari alcune regioni che hanno situazioni più serie, non è detto che sia il Lazio, ma sicuramente il Lazio si è segnalato. Non è che è successo poi di sprechi, perché non c'è dubbio, c'era un servizio nella nostra regione che serviva a far stampare le fatture, le ricevute per i farmacisti. Perché poi sulla base di quelle ricevute si danno rimborsi ai farmacisti per il servizio prestato. Noi pagavamo per quelle 50 milioni di ricette, di fatture, di scontrini, la bellezza di 11 milioni di euro. L'amministrazione uscente ha scoperto quanto si spendeva, adesso sa quanto si spende per le stesse prestazioni senza aver licenziato un solo lavoratore, 3 milioni. Cioè gli sprechi si devono individuare e si interviene. Non c'è una cultura dello spreco, cioè io vorrei che noi tenessimo sempre a mente un dato. La sanità italiana, lo dice uno che ha fatto il ministro, è la seconda del mondo, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non un pericoloso giornale di destra. Dove i francesi veniamo noi?
è un tesoro che dobbiamo preservare. Sarebbe una follia buttare a mare ogni giorno dagli ospedali italiani. Escono vivi e vegeti, sani e salvi, curati, guariti, decine di migliaia di persone. La mala sanità, quando scrivete sulla stampa un episodio di mala sanità, lo mettete in prima pagina, giustamente, ma perché è l'eccezione, non è la regola. Se fosse la regola non si metterebbe più nemmeno in prima pagina. Allora vuol dire che c'è una qualità della sanità che va pagata, non c'è dubbio. Poi avete ragione quando dite, se c'è lo spreco bisogna abolirlo, e quello va individuato e si abolisce. Ma non è che la sanità spreca, la sanità è una risorsa, la salute è un diritto, è un investimento, non è un debito. Perché altrimenti, se noi paghiamo le tasse e non ci garantiamo la salute, la sicurezza, la scuola, che le paghiamo a fare? Bene, a questo punto c'era Pietro. Faccio posso fare un esempio? Sì? Ah, dopo. Eccoci. Prego, prego. Sì, io prego. La volevo riportare sul piano nazionale. Lei parlava all'inizio di una costituente per la nuova destra. Allora avevo due ordini di curiosità. La prima è se su tale progetto sono già intercorsi dei colloqui, dei contatti con gli interlocutori più prossimi, immagino Giorgia Meloni, immagino Fratelli d'Italia, ma c'è anche un intero mondo alla vostra destra, come stanno anche rivelando questa tornata elettorale. Volevo sapere se stavate... La seconda domanda questa nuova aggregazione, questa nuova costituente di centrodestra, ha l'obiettivo di svuotare da destra il PDL, il progetto del PDL che insomma si avvia probabilmente verso una sua conclusione naturale? L'idea è quella di dare un nuovo cardine, un nuovo fulcro al centrodestra italiano? Ma guardi, io non sto pensando alla ricostituente del centrodestra, diciamo, quello ci penseranno loro. Io mi sto preoccupando a capire come si può organizzare uno spazio politico, una forza di destra in questo paese, che sia lei, faccia le sue alleanze, ma deve avere una marcata identità. Il tema della sovranità è il primo. Quindi è evidente che di queste cose ne abbiamo parlato in queste settimane. Io considero anche la stessa Meloni una personalità in gamba. Purtroppo anche lei ha scelto di rimanere finora ancorata al Partito Popolare Europeo. Io spero che si possa superare questa etichetta. Oggi il PPE è un partito che ha al suo interno Berlusconi e Monti, uno contro l'altro armati, insomma, non si capisce. Io non credo che ci sia un solo cittadino italiano che si pone il problema del PPE, e addetti ai livori. Allora, Monti non ancora. Non so se la nostra destra... Non l'ho capito. Noi alla nostra destra che abbiamo? Una serie di soggetti politici che hanno fatto altre scelte rispetto alla nostra e che non sono stati per esempio capaci di unirsi, hanno tre candidature per la presidenza della regione, hanno tre candidature per la guida del paese, cioè sarebbe stata questa l'occasione per loro per unirsi, voi state con Berlusconi, noi facciamo una scelta di là, non l'hanno fatto. Cioè il tavolo della politica è una cosa complessa, non è che lo si improvvisa. Io spero che ci possa essere spazio partendo da un documento di programma, da una costituente che indichi paletti programmatici e su questo lavorare attraverso i contenuti al contenitore. Lo dico di più, non ho nemmeno ambizione di leadership da questo punto di vista. A me basterebbe attaccare i manifesti per una leadership che sia in grado di far durare per decenni una destra in questo nostro paese. Per me la ferita inferta da fine a tutti noi sarà molto grave, difficile da rimarginare. Ed è importante che il centrodestra oggi veda noi e non più lui. Faccio un esempio da questo punto di vista. Ci sono pagine importanti scritte sull'immigrazione, il programma del centrodestra, si è parlato poco di immigrazione in questa campagna elettorale. Getto lì una delle proposte più intriganti, secondo me. Noi per tanto tempo abbiamo chiesto una politica di preferenza nazionale, che significa, nella situazione data del paese di estrema difficoltà, di disagio sociale, noi siamo sempre schierati dalla parte di quelli che dicono se uno chiede il pane che non ha a casa sua, noi glielo dobbiamo dare. Però poi ci arriva il tempo, ed è il 2013, ed è il 2014, ed è il 2015, in cui quel pane rischiamo di sottrarlo ai nostri figli. Noi per questi tanti immigrati che sono venuti abbiamo costruito case popolari, scuole materne, asili nido, l'abbiamo dato sempre prima a loro. Preferenza nazionale significa invertire la tendenza.
darla prima agli italiani per poter far sì che non esploda il razzismo, cioè la guerra dei poveri contro i poveri. Nel programma del centrodestra, sapete cosa c'è scritto? Ripristinare le condizioni di parità per i cittadini italiani nell'accesso alle case popolari e ai servizi sociali. Nel programma del centrodestra c'è scritto che se quel pezzo di pane che io ti sono disponibile a darti, tu te lo vieni invece a rubare in galera, io faccio un trattato bilaterale col tuo paese perché ti si riprenda e sconti la pena nel carcere al tuo paese. Ora, se ci fosse stato Fini al posto nostro del centrodestra, queste cose sarebbero scritte nel programma, io non credo. Allora c'è un riposizionamento che io giudico interessante, ma su questo dobbiamo far sì che sia ci sia una logica convergenza di una forza politica ancora più ampia della nostra. E naturalmente il presidente Sorace sa che c'è una sorta di maledizione su tutti i tentativi di ricostruire, di rimettere insieme una diaspora, tutti i democristiani, socialisti, repubblicani, liberali che ci hanno provato sono finiti male. C'è un'idea in più per dare forza a questa proposta che oggi lei fa? È il tema della sovranità, cioè è il contenuto. Chi ha voglia, perché sulla rete non c'è solo Grillo, ci siamo noi anche molto attivi, anche con un quotidiano addirittura, il Giornale d'Italia Online, faccio un po' di pubblicità, 12 pagine che mandiamo in rete ogni mattina, e c'è questo manuale della sovranità, solo si clicca, se cerca su Google cliccando, qui ci sono i 10 punti programmatici che noi offriamo al paese. Sono sufficienti? Non lo sono? Però è da lì, dal programma che bisogna partire, perché lei ha ragione quando dice le ricostituenti sono sempre state complicate, perché sono state affidate solo alle facce. Noi dobbiamo trovare facce nuove, non c'è dubbio, e saranno eletti parlamentari, credo, anche in questa nuova legislatura, che potranno dire qualcosa di innovativo e accompagnarli. Io ho fatto in tutta la mia vita 8 anni il deputato. Se continua a stare in Parlamento gente da 30 anni, cito Casini e Fini, la novità della politica italiana, come si autodefiniscono ogni giorno a fianco a Monti, non andiamo a nessuna parte. Gli ultimi 13 anni della vita politica mia, dal 2000 ad oggi, sono stato 2 anni senatore e tutto il resto nel territorio, che è stato più bello. Ecco, io non credo che bisogna stare per forza in Parlamento. Bisogna lavorare per costruire dal Parlamento sicuramente una forza politica nuova. Per caso Alessio avrebbe un'altra domanda? Sì, se mi è consentito, entrando nello specifico sul territorio, perché il direttore appunto anche da ex presidente della regione chiaramente lo conosce molto bene, io volevo sapere questo, io sono di Civitavecchia e mi interessava sapere soprattutto dal punto di vista infrastrutturale se e come eventualmente in caso di vittoria Storace interverrà soprattutto in funzione di porto e trasversale, e considerando che il comune di Civitavecchia invece si è spostato a sinistra, l'ex sindaco Moscherini, Storace lo conosce molto bene, non è più sindaco lui, c'è Tidei, è ridiventato un avamposto del centro-sinistra, quindi dal punto di vista politico e dal punto di vista infrastrutturale quello che intende fare per la città. Grazie. Io ho governato 1 anno con Rutelli e 4 con Veltroni, quindi non è che ho problemi di appartenenza politica. Quando si governa un'istituzione bisogna avere un senso di lealtà e di collaborazione che non è mai venuto mai meno in me. Su Civitavecchia mi ha passato la palla, diciamo lei, perché insomma sulla trasversale per Orte credo che occorra chiudere questa partita più rapidamente possibile. Credo che ci siano anche ingenti fondi a disposizione, bisogna solo lavorarci. Sul porto di Civitavecchia ricordo che è stata una nostra creatura negli anni di governo la creazione dell'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, che ha consentito a questa regione di diventare finalmente concorrente ad esempio della Liguria, di fare concorrenza sul commerciale, sul turistico a Barcellona, ai porti spagnoli. Insomma, noi dobbiamo riprendere quella partita. E torno un attimo sulla... Posso? No, sulla trasversale, no? Perché uno del dibattito di questi giorni è sulla trasversale a basso costo, se eventualmente intende perseguire questa strada oppure se c'è qualche altra idea in mente. Guarda, io ieri ho incontrato larga parte degli imprenditori della provincia di Viterbo, che lei sa sono molto interessati allo sviluppo e della trasversale e del ponte di Civitavecchia.
con i quali siamo ripromessi di ritrovarci all'indomani delle elezioni, cioè fra una settimana, se avremo l'onore e la responsabilità di guidare di nuovo questa regione, per individuare con esattezza tempi e mezzi di sostegno all'opera, perché bisogna chiudere davvero il cerchio. Vedremo le compatibilità economiche, non voglio vendere fumo agli elettori, io voglio essere sicuro che le carte ci consentano di lavorare con grande fretta. Bene, se Giovanni ha un'altra domanda. Sì. Io avrei una domanda sulle, visto che ha parlato di sovranità, avrei una curiosità sulle, sull'idea di Grillo di un referendum sull'euro. Lei cosa ne pensa? E secondo lei è una idea buona che il suo movimento potrebbe anche sostenere? Allora, Grillo ha detto, come un vecchio politico, un giorno facciamo il referendum, il giorno dopo ci ha ripensato. E questo, insomma, è legittimo che lo faccia. A me interesserebbe fare il referendum, anche se bisogna approvare leggi costituzionali che li autorizzano, perché i trattati internazionali sono soggetti al voto del Parlamento, è solo un precedente, c'è stato metà degli anni Ottanta per ratificare un accordo internazionale, mi piacerebbe sottoporre gli accordi che si siglano in Europa in ginocchio al volere del popolo italiano, perché quello che è successo col fiscal compact io non lo mando giù, non ci sono cittadini italiani che sono stati informati di quello che rischiamo di pagare per i prossimi vent'anni con finanziarie da 40-50 miliardi di euro l'anno se non si corregge questo meccanismo. Adesso abbiamo letto che ci sono ulteriori trattati che imporranno addirittura l'esame preventivo della legge di stabilità da parte dell'eurocrazia, e questo sa cosa comporterà? Che nemmeno un emendamento si potrà presentare in Parlamento. Ecco, io considero questa una schiavitù, siamo a sudditanza delle logiche, siamo sudditi delle logiche europee. Io vorrei un paese invece a sudditanza zero, che possa rinegoziare e discutere tutto. In Europa ci si sta oggi non più per valori, perché non è un'Europa dei popoli, è un'Europa solo della moneta. Allora ci devi stare se ti conviene, perché se non ti conviene vorrei capire che ci stai a fare. Questa è la domanda che porremo nel nuovo Parlamento. Spero di trovare le motivazioni per restarci, perché nel processo di unificazione europea politica io ci ho creduto da giovane. Non vorrei che dobbiamo solamente stare a discutere quello che conviene alla moneta. No, la moneta deve convenire agli stati, è esattamente l'opposto quello che bisogna fare. Ultima domanda di Pietro, se ce l'ha. Sì, io mi farebbe piacere avere una, come dire, un approfondimento su quel che ho già chiesto, cioè questa riunione della diaspora, come l'ha definita Martini, della destra, saranno interlocutori anche movimenti quali Forza Nuova, Casa Pound, cioè avvierete anche una trattativa con loro per un progetto che guardi anche alla destra della destra, oppure è da escludersi questa ipotesi? Sì, accettano di chiamarsi di destra, ad esempio, non è indifferente. Accettano di sottoscrivere contenuti programmatici che finora non hanno ritenuto di sottoscrivere. Io credo che siano cose importanti, queste, per questo voglio parlare di contenuti. E il contenitore, vede, ci sarà gente che probabilmente verrà anche da altre esperienze politiche, c'è chi ha militato in Forza Italia, che ha aderito anche alla destra. Se ci sono queste compatibilità, io credo che si può ragionare con tutti, ma ci vogliono paletti precisi. Con noi, ad esempio, nel progetto della destra ha aderito il Fronte Nazionale. Ci sono soggetti che hanno accettato di venire con noi, di fare politica con noi, accettando però dei punti programmatici molto chiari. Il ripudio del razzismo è uno di questi, ci sono le questioni legate alla sovranità, ai diritti nazionali, cioè i diritti sociali, su alcune questioni possiamo essere d'accordo, più difficile essere d'accordo su altre, però insomma se si smette di pensare a noi come loschi di figuri, ma invece si valorizzano anche persone che magari hanno sacrificato carriere personali, noi rinunciamo nel 2008 a fare deputati, senatori e ministri per non cancellare un'idea, per non sciogliere un partito. Ecco, la prima base per poter ragionare insieme è una forma di rispetto che deve essere indubbiamente reciproco. Molto bene, la campagna elettorale ha ancora i suoi impegni, mancano 36 ore alla conclusione, quindi come a tutti gli altri facciamo moltissimi auguri a Francesco Storace alla destra e vinca il migliore. Grazie, quindi un augurio, questo per vincere. Non è detto.